Buonasera a tutti amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti al nostro appuntamento settimanale preferito, ovvero il live del venerdì. Innanzitutto perché è venerdì e inizia il weekend e poi perché ci troviamo tutti insieme appassionatamente live a discutere del folle criptomercato. Cosa andiamo a vedere oggi? Andiamo a vedere un sacco di cose perché vi ho preparato anche un discorsetto sugli NFT che sono un argomento molto caro. Un topic molto caldo di cui secondo me vale la pena parlare per capire il trend che ne potrebbe nascere. Ovviamente questo non toglierà nulla alle nostre chiacchiere sui grafici, che so che sono la vostra cosa preferita, e quindi il massimo focus è sempre su quelli. Tra l'altro Bitcoin ci ha un po' sorpreso, perché se fino a pochi giorni fa sembrava che l'offerta predominasse, quindi andando a sopprimere qualsiasi tentativo di recupero, l'approccio con gli 11k era stato abbastanza lapidario, perché come ci ha provato a superarli, babam, una mazzata di offerta sui denti ci ha riportato sotto con candelozze belle piene. Adesso finalmente c'è stato un piccolo barlume di domanda, con volumi un po' sopra la media, con un po' di spirito che ha mangiato con un engulfing la candela del giorno precedente e ha riacceso qualche piccolo bagliore di speranza. Quindi vale assolutamente la pena buttare un bell'occhio sul grafico Bitcoin e a fare una bella analisi, perché ci potrebbe essere la possibilità di creare un costrutto di bottom locale. Insomma, adesso poi andiamo a vedere meglio. Questo era giusto un teaser. Vedo che qualcuno già mi chiede: puoi rispiegare la seconda parte del video su SET? Infatti, se notate, nelle tabs c'è proprio token SET, perché ho visto che dopo il video di ieri, che ho fatto un video su Uniswap, sui metodi per fare yield farming sul token Uni, in sostanza un metodo diretto e uno indiretto. Quello diretto banalmente utilizza i pool di Uniswap, è il metodo più convenzionale. Tu fai da liquidity provider, in cambio ricevi ovviamente le commissioni per la tua liquidità, quindi le commissioni, una percentuale sulle fees pagate dai trader che fanno gli swap stessi, e in più ricevi il token Uni fino al 17 novembre, se non ricordo male. C'è questa campagna di liquidity mining dove vengono erogati token Uni da distribuire per l'appunto agli LP, sta per liquidity providers, che operano su quattro pool selezionati. Il metodo numero due è invece l'utilizzo della piattaforma TokenSets, che ha fatto un'automazione molto intelligente, che però ovviamente vende i token Uni per andare a incrementare la liquidità, quindi si basa in sostanza soltanto sull'APY del pool, sul rendimento del pool, per andare appunto a recuperare più rendimento possibile dal pool stesso senza esporsi al token Uni. Le differenze sono quelle. Tra poco andiamo a fare un approfondimento, quindi andiamo a buttare un occhio su come funziona Token Sets, se volete, insomma rispondo un po' alle vostre domande anche sul video di ieri, perché ho visto che ce n'erano un po' e quindi le occasioni di trovarci live servono anche a questo. Qualsiasi domanda mi fate, non solo inerente ai grafici, vi ricordo, guida un po' gli argomenti del live. Infatti non ci do mai un titolo, proprio perché dipende da voi l'argomento. Per questo io vi invito, mi raccomando, ad essere attivi, a partecipare, c'è la chat apposta, utilizzatela, perché è la vostra occasione per farmi qualsiasi domanda. Io sono assolutamente a vostra disposizione il martedì e il venerdì in queste fantastiche dirette. Io inizierei subito proprio con la lettura delle vostre domande. Allora, partiamo dall'alto. Buonasera, ciao a tutti, anche i saluti mi piacciono, fa sentire più community. Ciao Luca e buonasera a tutti, sempre presente, Filo, sei il numero uno, fantastico. Buonasera Luca, ciao a tutti, buonasera, il nostro liquidator che ogni volta è il suo primo live, grande liquidator, ben ritrovato. Ciao Luca, buon venerdì a tutti, lo dico anch'io. Ciao Luca, ciao a tutti, finalmente oggi riesco ad assistere a tutta la live, mamma mia, maratona oggi. Tra l'altro oggi penso di non farla durare tantissimo, verso, insomma, un'oretta dovremmo fare, quindi cercherò di non dilungarmi troppo in cose inutili. Puoi rispiegare la seconda parte su SET? Assolutamente sì, poi ci facciamo, magari dedichiamo una decina di minuti alle domande su nascenti nel video di ieri, non lo so, vediamo. Ciao Luke, sono ritornato, fra le ferie tue e le mie mi sono perso alcune dirette, non mancherò più, te lo giuro. Guarda, spero che tu ti sia goduto le ferie, io l'ho fatto per fortuna ho staccato un po' dal mondo cripto, ma ci vuole assolutamente, quindi hai fatto benissimo a goderti le ferie e a fare una pausa, tanto io non scappo.
Volevo farti una domanda su Rarible, ma ho visto che anche stavolta ce l'hai già in programma. Filo, esattamente, perché abbiamo parlato di NFT, di non fungible tokens, e quindi oggi vi volevo fare un po' un accenno. Io credo che ci sia un trend nascente riguardo gli NFT, ora è pieno di fuffa, ovviamente anche lì, però iniziamo a spendere due parole, poi magari farò un video dedicato un po' più approfondito, perché davvero se ne potrebbe parlare per ore e ore. Ciao a tutti, grande, ben ritrovato anche te. Ciao Luca, potresti spiegarmi come funzionano le coppie di scambio tipo ADA up, ADA down? Ho preso ADA solo come esempio, ti ringrazio in anticipo. Allora, se non erro, sono i token quelli in leva, giusto? Aspetta che vado a controllare. Dovrebbero essere su Binance, vero? Scusa, sto controllando io anche se voi non vedete. Dunque, vediamo se li trovo. Se non erro, se sono quelli lì, che tra l'altro era l'idea originale, era presa da... Aspetta, ADA up. Eccolo qua, sì, infatti. Vediamo se è lui. L'idea originale era di FTX, che in sostanza metteva in leva... Ok, infatti. In sostanza è un token in leva. Cosa significa? Adesso non so se esattamente funziona come quello di FTX, ma funziona che se tu acquisti questo token hai un'esposizione long o short in leva sulla coin in questione, in leva 3x dovrebbe essere, su FTX era 3x, mi pare anche questo. Ovviamente se acquisti il token up hai l'esposizione long, se acquisti il token down hai l'esposizione short. Alla fine di ogni giornata il sottostante del token si ribilancia al fine di garantire di nuovo una leva 3x da quel momento lì in poi. Questo crea un effetto diverso dal semplice operatività su un future, ad esempio, a leva 3x. Per quale motivo? Per via del ribilanciamento, ok? Quindi in sostanza, se tu, supponiamo il caso che tu acquisti il token ADA up e Cardano inizia ad aumentare di prezzo, hai la leva 3x. A fine giornata hai fatto un guadagno, quel guadagno viene reinvestito automaticamente per generare una nuova leva 3x, ok? In quel senso lì. Quindi c'è una sorta di compounding wins. Al contrario, se tu hai il token ADA up e Cardano scende, ovviamente tu ci perdi in leva 3x. A fine giornata si ribilancia per ridarti la leva 3x a partire da quel momento lì, e quindi ti riduce un po' l'esposizione rispetto che avere il future in leva 3x. Quindi ti diminuisce il rischio di liquidazione. Non so se mi sono fatto capire. Immaginatevi che a fine giornata vengono reinvestiti i profitti o diluite le perdite al fine di ridare una leva neutrale che parta da quel momento lì, leva sempre 3x, ok? L'operazione di ribilanciamento. Per chi opera sui mercati tradizionali è simile agli ETF in leva. A me è uno strumento che non piace, ti dico la verità, perché se nelle fasi di trend sembra uno strumento goloso perché ti fa il compounding dei guadagni oppure diluisce le perdite, il problema qual è? Il problema è se ci sono dei movimenti irregolari, che sono tra l'altro la stragrande maggioranza dei movimenti durante il mercato. Cosa vuol dire? Vuol dire che se ad esempio saliamo, poi scendiamo un po', poi saliamo, poi scendiamo un po', ecco, ogni ribilanciamento va a inficiare le prestazioni, le perdite vengono amplificate, perché se avvengono durante un uptrend vengono amplificate anziché diluite. Se il mercato si muove in lateralità è un massacro, perché ogni volta c'è un ribilanciamento e quindi abbiamo una perdita continua in entrambe le direzioni. Quindi la bottom line è: non utilizzateli, io vi consiglio davvero di non utilizzarli mai. Utilizzateli se e solo se avete ben chiaro come funzionano e avete uno use case molto specifico, un trade speculativo molto specifico che vi porta a usare per forza quei token lì, quegli strumenti lì. Per me è no, insomma. Allora, ciao Luca, ma cosa ne pensi di Young Fees gratis? Eccolo, doveva saltar fuori. Io ho sviluppato un odio viscerale per questa piattaforma, nonostante non la conosca, perché la vedo spammata ovunque per sta storia del referral che dà le fees gratis a chi fa iscrivere altre 10 persone. Ecco, è una roba che già odio in partenza, e quindi mi sono rifiutato anche di avvicinarmici. No, scherzi a parte, ci ho buttato un occhio, e se si ottengono le fees gratis famose si ha comunque uno spread non indifferente, mi pare sia dello 0,8%, e se non si ottengono le fees gratis, oltre allo spread ci sono delle fees disumane, quindi non lo so, direi che in giro c'è di meglio.
Ciao Luca Grande, molto interessante il video di Seth. Guarda, tra l'altro io non so se tu mi segui anche da più tempo, insomma, e sai che anch'io ho creato il mio Seth su TokenSeth, però poi le fees di Ethereum mi hanno imposto di fermarlo un attimo. A tal proposito, per chi è investito, cioè appena ci sarà il segnale di uptrend, ribilancerò in WBTC in modo che voi possiate vendere tranquillamente con le fees minori possibili. E adesso sta uscendo la versione 2 di TokenSeth. Quelli che vedete dello yield farming sono già una preview della versione 2, che ha le ZK rollups, che in sostanza vanno ad abbassare in maniera drastica il costo delle fees, perché impacchetta le transazioni di Ethereum in una maniera più furba su un layer 2, quindi meno fees, quindi è utilizzabile la piattaforma. Non so se avete visto nel video di ieri, si parlava di $30 di fees come massimale, che poi non è mai quello, è sempre meno. Se vi ricordate, ultimamente quando usavamo il mio era un qualcosa come 200 e passa dollari di fees, quindi anch'io erogherò il nuovo set sulla V2 non appena diventerà pubblica per tutti. Detto questo, è una piattaforma veramente veramente interessante. Tra l'altro, infatti, tra poco facciamo una piccola panoramica, un tutorial approfondito. Pensavo di farlo nel momento in cui lanciavo il mio set sulla V2, che dovrebbe uscire, mi hanno detto, a ottobre, verso fine ottobre, però magari anche prima, non lo so, vedremo. Se dipende da voi, ditemi voi. Ecco, riguardo a TokenSeth, si possono creare delle strategie complesse, esempio collegandolo con TradingView, oppure si utilizza per ora SM, RSI e altri indicatori basici? Allora, guarda, in realtà creare le strategie è il compito del trader di solito, e gli altri possono seguire. Da trader al momento tu puoi solo o creare, almeno con la V1 era così, o creare un tuo pool che ribilanci manualmente, quindi in sostanza come vuoi tu, oppure c'è un'integrazione tramite, come si chiama, Infura, dove tramite dei webhook, insomma dei messaggi, tu fai parlare un bot con TokenSeth e in sostanza automatizzi le operazioni. TokenSeth ha un API, ovviamente, tramite la quale tu puoi automatizzare le operazioni di ribilanciamento, e quindi puoi sostanzialmente dare sfogo alla tua immaginazione, usare gli alert di TradingView per far scattare l'operazione di ribilanciamento e tutte queste cose che a me piacciono veramente tanto. Grande Luca, sempre il numero uno, sempre gasato ai massimi, grazie a te, continua così, la tua community ti ama, mi fa piacere che apprezziate il mio lavoro, insomma mi gaso io, altro che. Dalla scorsa settimana Swipe è sceso un bel po', io inizio a comprare, anche se il tuo consiglio della scorsa settimana la vedeva male, uso il metodo compra e prega. Ma guarda, io la guardavo più che altro in termini speculativi, perché comunque in una fase discendente molto forte. Se il tuo obiettivo è accumularla perché credi nell'economia del progetto, quello è un discorso ovviamente a parte, perché io cerco sempre di scindere le due cose, no? Un conto è seguire i trend, seguire i grafici e operare sul grafico al fine di fare un profitto nel breve medio termine. Un altro è magari dire, caspita, questo progetto a lungo termine so che funzionerà così, il token ci si inserisce bene, il token ha un'economia di un certo tipo che mi piace e gli si crea valore in questo modo, e allora io lo accumulo. Certo, dire compra e prega non è veramente il massimo, però io mi auguro che tu abbia fatto le tue ricerche, perché insomma è importante quando si decide di investire in un progetto, contrario di speculare, perché speculare basta magari buttare un occhio al grafico e cercarsi i propri setup, il classico trade, insomma. Per investire, insomma, devi conoscere molto bene, si presume, il token, il progetto, il valore futuro, il modello di business e di generazione di utile del progetto, tutte queste cose qua, per cui secondo me vale la pena fare un esame veramente approfondito, non solo superficiale. Ho una domanda che mi balena in testa. Con l'arrivo del computer quantistico, anche solo riservato a qualche grossa azienda per ora, le nostre amate cripto, almeno per come le conosciamo ora, non sarebbero un po' a rischio? Guarda, avevo fatto un video a riguardo, che è sempre, secondo me, attuale. Io ti dico questo, il computer quantistico ovviamente, cioè se venisse utilizzato per quel motivo lì, sarebbe
Ecco, un uso improprio forse, perché comunque far vedere che tu hai una certa tecnologia, quindi mostrarla, mostrare in qualche modo che la puoi utilizzare, perché non, un computer quantistico di base non riuscirebbe mai comunque a craccare Bitcoin. Ci vorrebbe un computer quantistico di una certa potenza. E quindi ecco, è come se, non lo so, un esercito, una nazione mostrasse una tecnologia molto all'avanguardia per la prima volta per craccare Bitcoin, che poi ovviamente Bitcoin a modo suo riuscirebbe sicuramente, dopo che rileva l'attacco, a salvaguardarsi in qualche modo. Quindi questo è il primo disincentivo. Il secondo è che secondo me quando ci sarà la concreta possibilità che un computer quantistico così potente possa arrivare a minacciarlo, si farebbe una svolta, immagino, verso il quantum resistant, quindi andando a cambiare magari alcuni algoritmi di hashing e cose simili. Anche perché considera che come cracca Bitcoin potrebbe craccare tutte le cifrature a curva ellittica, la crittografia a curva ellittica, che è quella che c'è dietro a Bitcoin, che fa passare dalla chiave privata alla pubblica. E riuscire a invertire questo processo, caspita, metterebbe a serio rischio tutti i circuiti di carte di credito, i sistemi di credenziali. Ecco, è veramente un qualcosa di notevole. Ecco, quindi forse Bitcoin sarebbe l'ultimo dei problemi se si riuscisse a craccare questo tipo di cifratura. Finalmente di ritorno alla live. Grande, ben ritrovato Simone, anche a te. Domandona nazionale. E poi spari. No, eccola qua. Quando pensi di vendere i tuoi Bitcoin holdings in dollari? Allora, guarda, ti dico la verità, ti rispondo. Io la mia exit strategy è la seguente. Io ho un portafoglio suddiviso in percentuale. E fondamentalmente quello che faccio è diluire ogni tot, di solito per le cripto è ogni mese, per il portafoglio complessivo ogni trimestre, vado a ribilanciare i vari comparti. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che io ho una certa percentuale al momento allocata in Bitcoin sul mio investimento totale, che comprende liquidità, comprende azionario, comprende commodity, comprende tutti i vari investimenti che ho deciso di fare. E c'è ovviamente la parte allocata alle cripto, nella quale è suddivisa a sua volta tra Bitcoin, Ethereum, BNB, FTT, le coin che holdo. Se supponiamo appunto le cripto Bitcoin hanno un più 20%, io non è che tengo tutto e aumento la percentuale dedicata a Bitcoin a parità degli altri asset. Vado a diluire tutto il guadagno fatto in Bitcoin negli altri asset al fine di mantenere la medesima percentuale. Quindi, se io ho deciso di investire il 20% del mio capitale in Bitcoin e Bitcoin raddoppia e diventerebbe il 40%, io in realtà poi vendo la parte di profitto, in parte per cash, in parte poi ci comprerò stocks, eccetera, eccetera, al fine di mantenerlo sempre al 20%. Questa è un po' la mia strategia attuale. Se poi cambieranno le cose e deciderò per vari motivi di aumentare o diminuire la percentuale di portafoglio allocata su Bitcoin, allora ovviamente lì cambierà la mia strategia, in maniera concorde con il piano. Questo è il discorso. Quindi non è che ho un target di prezzo al cui svendere tutto, così come per gli altri investimenti. Non ho fretta di dire, non voglio monetizzare a tutti i costi in euro l'investimento. Cioè, se è un investimento, per me è una cosa che deve rimanere lì perché la vedo come un possibile apprezzamento nel tempo. E poi lo vado a soppesare secondo le mie idee, un asset con l'altro. Ecco, lo scopo è non avere liquidi in sostanza, è avere i fondi investiti in un qualcosa di intelligente. Quindi l'idea del cash out per me, non lo so, è forse fuorviante quasi. Ciao Luca, hai cambiato idea su BitDAO? Dopo ieri si vola. No, non ho cambiato idea, non c'è più religione, infatti, secondo me. Non saprei, cioè, non lo so, non mi pronuncio più, facciamo così, non dico più niente, alzo le mani, perché è veramente una roba insane. Ciao Luca, complimenti per l'ultimo video postato, utilissimo, ti ringrazio molto. Purtroppo invischiato nelle altcoin nel bagno di sangue, capita, guarda, è una lezione, anch'io ci sono passato, ho buttato un sacco di soldi in altcoins nel 2017, ho preso delle legnate sui denti e ho imparato, alla fine è una lezione anche questa, insomma. Poi come dire, si va a cambiare l'approccio nelle volte successive, non si compie più lo stesso errore. Posso chiederti qualche novità riguardo la tua intenzione di entrare 100% nel mondo cripto? Ce lo avevi accennato tempo fa, sarebbe stupendo averti sempre con noi, guarda.
Mai preso in contropiede, sai perché? Adesso ormai mi tocca dirvelo. Io ho dato le dimissioni ieri e il mio ultimo giorno di lavoro sarà il 31 di ottobre e quindi tra poco mi avrete al 100% con voi. Cercherò di fare più cose, insomma, ho veramente un sacco di cose in testa, però non vi spoilerò ancora niente perché devo innanzitutto metabolizzare la cosa e poi fare un po' di planning, ecco. Però sappiate che è successo. Basta, non dico altro. Ho messo Bitcoin su FTX per cambiarli in WBTC. Quando ho selezionato Max, ha iniziato un caricamento senza che cliccassi converti. Ora devo aspettare con la pagina aperta che faccia il cambio o posso chiuderla? Allora, in realtà ci dovrebbe essere, vabbè, quando tu digiti la cifra, la quantità, ti carica da solo la quotazione, poi devi fare solo converti. Dopo 10, 20, 30 secondi, non ricordo quando, ti compare di nuovo get quote, perché ovviamente non ti tiene la stessa quotazione per più di un tot, per evitare che poi cambi e tu poi fai la conversione ad un prezzo errato. Quindi o converti subito oppure aspetti e riclicchi get quote, che in Italia non so com'è tradotto, io lo uso in inglese FTX perché la traduzione in italiano è agghiacciante, e quindi quello, insomma, get quote e poi ti fa la conversione istantanea, basta. Volevo ringraziarti di tutto quello che fai, ho imparato molto da te, nonostante la scuola ti seguo assiduamente. Io ti ringrazio, guarda, mi fa veramente, non sai quanto mi fa piacere che il mio lavoro sia utile per voi, veramente il massimo. Ciao Luca, non è entusiasmante pensare che siamo gli early adopters di crypto e blockchain? Guarda, non lo so, lo siamo secondo voi? Facciamo un sondaggio. Mi avete triggerato il sondaggio adesso. Allora, adesso secondo me nel frattempo vi ho infiammato con questa notizia che vi ho dato delle mie dimissioni. Non ve lo volevo ancora dire perché ho detto no, non sono pronto a dirlo, aspettiamo ancora un attimo, cerchiamo di mettere insieme un po' i puntini, di metabolizzarlo io e poi dirlo, però vabbè, mi avete colto alla sprovvista e allora ve l'ho detto. Sostanza, adesso mi dedicherò molto di più alla community, ai miei investimenti, che è il motivo per cui ho potuto permettermi sostanzialmente di dare le dimissioni, insomma, potermi mantenere con gli investimenti. E poi adesso intanto sto andando a fare il sondaggio. E poi, insomma, cercare di dare contenuti sempre di maggior qualità, anche perché io mi annoio a non far niente, cioè il sogno del dire non lavorare più per me è un incubo, non un sogno, quindi cioè il mio lavoro diventerà veramente questo, cioè lo stare dietro a questo mondo spettacolare, eccolo, cercando di fornire il servizio migliore che io possa fare, questo è il mio obiettivo, poi partecipare a progetti, insomma vorrei veramente fare tante cose che adesso però non lo so, devo fare mente locale io, ve l'ho detto, mi serve più focus. Nuovo sondaggio, ci siamo, siamo early adopters? Sì, no. La facciamo semplice, inizia sondaggio. Io non lo so, sapete cosa rispondere, perché anzi io vi dico sì, a dir la verità, perché certo early adopters poi è un termine molto relativo, perché dipende early rispetto a cosa, cioè early lo si poteva dire 2 anni fa, 3 anni fa, 4 anni fa, non lo so, perché non, si rischia di essere fuorviati dal prezzo, che uno immagina dire early adopter se ha comprato Bitcoin a un prezzo basso. In realtà guardando la situazione normativa, tecnologica, come evolve, no, il mondo Bitcoin, il mondo cripto, il mondo blockchain, secondo me siamo ancora immaturi, ancora acerbo, ecco. Giusto oggi parlavo con un amico di un'idea che mi era venuta in mente, mi fa le normative non sono ancora pronte a queste cose qui, ed è proprio questo il punto secondo me che ci valuta early adopters. Non lo so, siamo veramente veramente indietro sotto molti aspetti. Votate, mi raccomando, menu a tendina sopra la chat e votate. Allora, torniamo alle nostre questions. Chiudiamo il menu a tendina. Ciao, ti scrivo dall'S lunga, stai facendo la spesa. Bello, emozionante questo momento, fantastico. Mi sono abbonato al tuo canale Twitch grazie al mio account Amazon Prime. Hai fatto bene a shillare perché non lo sapevo. Shillone. Grazie, e a sto punto lo shillo a tutti, no? Se volete sostenere il mio lavoro, il modo è quello di
utilizzare i miei referral link che vi scillo già ovunque, quindi evito di scillarli anche qui, anzi ogni tanto vi compare quello di Binance Futures. In secondo luogo vi potete abbonare al mio canale Twitch utilizzando Amazon Prime, per voi è gratuito, Amazon Prime si integra con Twitch, vi dà Twitch Prime che vi regala un abbonamento al mese. Dovete rinnovarlo ogni mese, vi ricordo, perché non si rinnova automaticamente con Twitch Prime, però per voi è gratuito ed è una piccola donazione per me che apprezzo veramente veramente tanto. Quindi grazie a te carissimo, com'è che ti chiamavi, Marangi, grazie a te per esserti abbonato e grazie a chi lo vorrà fare. Ciao Luca, restando sul discorso degli NFT, cosa ne pensi del progetto Rarible e del suo token Rari? È proprio qua dietro, allora parliamone subito, allora, degli NFT. NFT, che cosa sono? Innanzitutto, oggi ho fatto un post su Facebook e ho visto che molti di voi lo sanno che cosa sono e questo mi è piaciuto. Molti mi hanno chiesto, no, faccio un video, dai, approfondiamo. Va bene, approfondiremo, perché è un tema molto molto caldo. Allora, Rarible è un marketplace, allora in realtà, ecco, non volevo farvi vedere la home page perché ogni tanto c'è qualche immagine tettuta o simili e non vorrei che poi mi vanno a flaggare il video per qualche motivo. E quindi niente, volevo farvi vedere questa pagina che non mi sembrava che ne contenesse, però niente, ci sono finito lo stesso. E in ogni caso, che cos'è un NFT? Un NFT è un token, un non fungible token si chiama, e funziona come un collezionabile su blockchain, quindi in sostanza è un token, uno standard particolare di Ethereum, tra l'altro, che ce n'è di due tipi. C'è lo standard che ti permette di creare l'NFT unico, quindi un singolo pezzo, e c'è lo standard che ti permette invece di creare, come in questo caso, un NFT con n copie. Ok, vedete qua ce ne sono ad esempio tre. Questi standard si chiamano ERC 1155 per il collezionabile e ERC mi pare 721, se non ricordo male, per quelli unici. Andiamo a vedere se ne trovo uno di uno, forse questo, vediamo. ERC 721, esatto, per quelli unici. Quindi questa è una delle differenze. Questa sottospecie di immagine dovrebbe rappresentare l'NFT. Quindi uno dice, ma che cagata, scusa, mi scarico il JPG, mi scarico il PNG, cioè clicco col destro, faccio salva immagine con nome, che me ne frega dell'NFT. Ecco, allora, questo è l'approccio sbagliato, perché l'NFT non è l'immagine, è l'oggetto, ok? So che è una cosa strana, è difficile da capire, perché io sono stato il primo a dire che cioè, è una roba completamente senza senso, ed effettivamente la sembra ad un primo impatto, però ovviamente c'è un mondo dietro, ok? Il mondo può essere il banale collezionismo, quindi immaginatevi le carte Magic, le carte dei Pokémon, ok? Che hanno un valore, in quanto carta collezionabile dotata di rarità e di un mercato. Le due caratteristiche fondamentali sono quelle, rarità e mercato. Il mercato ovviamente delle Magic lo fa il gioco, perché una carta da sola collezionabile che non ha un suo perché, di solito raramente acquisisce valore. Negli NFT che cos'è che gli dà mercato? Allora, adesso c'è una fase abbastanza nonsense in cui chiunque fa i suoi NFT, ho visto su Twitter che ci sono alcuni personaggi che mettono fuori dei meme che li trasformano in NFT. Adesso ad esempio questo qui che vedete è uno screenshot del token Rari, della pagina del token Rari, per dire guardate, voi siete i primi, tra i primi ad essere qua, e l'hanno trasformato in NFT. E poi comunque la sostanza è che qualsiasi NFT poi si può vendere, ok? E la cosa particolare è che questi NFT, guardate, adesso a sto punto torno sulla pagina principale, fanno veramente dei volumi pazzeschi. Guardate, top sellers in un giorno, c'è questo Pransky che ha fatto 214 Ether, Blue Kirby, che era quello che avevo cliccato prima, 82 Ether in un giorno vendendo NFT, e vedete che alcuni sono totalissimi nonsense, cioè vedete adesso qua sono in ordine per prezzo più alto, però cioè era giusto per farvi capire un po' la follia. E come funziona? Funziona che è un token in sostanza sulla blockchain Ethereum sul quale si può tracciare i movimenti. Rarible è il token, a cosa serve? A certificare la proprietà di questo NFT e soprattutto le caratteristiche, perché l'NFT, ve l'ho detto, può essere unico, può essere una collezione con n coppie. E ve l'ho detto, poi a creare valore all'NFT conta il contesto, perché
è un token, ok? Quindi come il token ERC20, che può avere un valore o meno a seconda della piattaforma che lo integra, può esserci la shitcoin, può esserci il token che invece ha assolutamente un valore fondamentale perché è un governance token, perché è qui, perché è lì. Allo stesso modo gli NFT dipendono un po' dal contesto. C'è quello fine a se stesso, come, che ne so, un fulmine dorato molto bello con una firma e te lo vendo perché magari te lo scilla una persona che ha 1 milione di follower. O può esserci l'NFT che, vi faccio un altro esempio, dà diritto, se lo avete, che ne so, a un gadget, va bene? Se avete questo NFT e lo provate su un sito web, potete ricevere il gadget, oppure un servizio, oppure qualcos'altro, va bene? Questo è come se fosse, al di là del collezionabile, un controvalore concreto, va bene? Questa è una cosa. La gamificazione, secondo me, sarà il game changer per gli NFT. Perché? Perché sarà veramente un ambiente in cui si può integrare tutto questo discorso degli NFT, ok? Come le carte Magic che hanno il loro gioco, si potrà creare un gioco, mi viene in mente The Sandbox, che ad esempio ha i suoi NFT, che sono gli asset, vi ricordate nei video che abbiamo fatto, dei giochi dove l'NFT è un personaggio, un disegno, un oggetto nel mondo di gioco, e quindi, ok, acquisisce un perché, magari un personaggio, un qualcosa che ha attacco difesa di un certo tipo, è un NFT, avrà più valore di un altro che magari avrà attacco e difesa più bassi. Parlo di un qualcosa di, non so, che non so neanche se esiste, però giusto per trasmettere l'idea, ok? E la cosa interessante è che sta veramente esplodendo il mercato degli NFT. Ultimamente si vedono i volumi di vendita incrementati in maniera pazzesca, c'è veramente una moda, è una fase, ve l'ho detto, abbastanza nonsense di bolla, però ci vedo un futuro molto molto florido, perché con l'avvento di piattaforme di gaming su blockchain che integrano gli standard NFT, allora potrà davvero crearsi un contesto tale per cui si va a dare valore anche a questi token. Un altro movimento di cui vi vorrei parlare è la criptoarte, che è anche questo una sorta di collezionismo digitale, ovvero non sono magari soltanto immagini scaricate e tokenizzate, ma sono delle vere e proprie opere create da artisti, in digitale ovviamente, poi vengono tokenizzate per darci unicità oppure rarità, così come succede con i quadri. Però non sono su tela, ma magari è un file JPG, però è sempre creato da un artista, quindi è un qualcosa di unico, di originale, e il mercato poi ci darà valore. C'è già un movimento della criptoarte che è abbastanza, tra l'altro, in crescita, anche lui è ancora molto molto di nicchia, ma è veramente affascinante. Anche loro, tra l'altro, puntano poi a fare uno step in avanti, ovvero integrarsi con le piattaforme di gaming. A tal proposito, adesso non lo ho messo, però il Whale Token, non so se qualcuno di voi lo conosce, l'ho scoperto proprio grazie ad alcuni del mondo della criptoarte che mi hanno un po' dato qualche delucidazione. Penso che sia questo, forse no, non lo so. Beh, in sostanza ve lo provo a spiegare io, vediamo se è lui. Mi sembra di no. No, direi proprio di no. Beh, in sostanza che cos'è? Un token, una coin che ha come sottostante dei pool di NFT. Eccolo qua, forse è questo. NFT backed. Eccolo qua. Infatti, creato da Whale Shark, e in sostanza è un fenomeno che, cioè, ho trovato geniale, perché il suo valore è collateralizzato da un pool di NFT di vario genere che vengono presi dal gioco Gods Unchained, che è il gioco di carte, no, su Ethereum, non so se lo conoscete. Sandbox anche, gli INS, che sono i domini Ethereum, e poi vari altre piattaforme di creazione e gestione di NFT. In sostanza questo pool di NFT fa da collaterale al Whale Token, che ha avuto un apprezzamento notevole infatti in questo periodo. È veramente veramente interessante come mondo. Adesso non voglio parlarvene troppo, farvi troppo, stressarvi troppo con questo, anche perché non sono preparato al 100% a farlo. Però veramente il mio consiglio è di seguire questo trend, perché
avrà da dire la sua, cioè ci saranno delle opportunità, sarà un mondo in crescita, vale veramente la pena conoscerlo, al di là poi di investirci o specularci sopra, vale la pena conoscerlo perché è bello seguire i nuovi trend del mondo delle cripto. Bene, vi avrò fatto scappare tutti perché non ve ne fregherà nulla, spero di sì, perché è veramente è un trend nascente, come tale vale la pena conoscerlo anche soltanto. Ecco, l'ultima cosa, magari il token Rari, visto che la piattaforma Rarible, che sta esplodendo così tanto, ha il suo token, che ovviamente ha avuto un incremento di prezzo abbastanza importante, da $1.30 è arrivato a 8 nel giro di pochi giorni, adesso si sta stabilizzando un po', dov'è che è scambiato? Su Uniswap, non ancora neanche sui grossi exchange, quindi c'è tanta speculazione dietro, è il governance token di Rarible, ok? È interessante? Sicuramente sì, vale la pena conoscerlo. Non lo conosco ancora bene nemmeno io, quindi ho letto giusto in maniera superficiale il white paper oggi stesso e quindi non me la sento di dirvi niente, però magari ci farò un video una volta che lo approfondirò. Non vi dico correte a comprarlo o fare cose di questo tipo, però anche questo è un caso di studio interessante da seguire. Bene, chiusa parentesi. Sicuramente a meno una shitcoin di tante altre che ne stanno nascendo nel mondo DeFi. Allora, dove siamo? Hai visto la nuova launch pool di Binance? Ho visto, sono contentissimo perché io ho in staking i miei BNB, quindi sono molto molto contento. Ciao Luca, mi sono buttato nell'airdrop di AVAX credendo di ricevere il loro token AVAX, invece ho ricevuto il token Moon. Sai dirmi di più su questo token? Non lo conosco proprio, non ti so dire niente, mi spiace. Seguo come posso da mobile, poi guarderò replica su YouTube. Esatto, poi arriva la replica, non vi preoccupate. Ciao Luca, conosco bene la realtà di Yang, le fees che hai detto sono dell'exchange base. Hai ragione, io ho dato per scontato che fossero anche dell'exchange pro. Mi sbaglio, correggetemi per piacere, se dico cagate correggetemi perché ci tengo. Non voglio dire informazioni sbagliate. Domanda da due Satoshi, ho visto il video su Uniswap, molto interessante, ma che dici, ma che rischi ci sono? Ne parliamo subito. Allora, i rischi del liquidity mining sono i seguenti. Il primo, il cosiddetto smart contract risk, ovvero il rischio che lo smart contract abbia un bug esploitabile. È successo tante volte nel mondo DeFi e in sostanza qualche hacker può andare a interagire con lo smart contract in maniera malevola per prosciugarne i fondi. Chiaramente più fondi ci sono at stake, più fondi ci sono bloccati nello smart contract e più ovviamente attirerà gli occhi degli hacker, perché il codice è open source, lo smart contract è open source, e quindi gli hacker magari cercheranno in tutti i modi di trovare un exploit tale per cui riescono a ciucciare via i fondi in parte o il più possibile. Quello è il principale rischio. Per fare fronte a questo rischio cosa si fa? Gli audit, quindi si sottopone lo smart contract ad analisi di aziende che fanno gli audit stessi degli smart contract, quindi è il loro lavoro andarli a leggere, ad analizzare e a dire è sicuro, non è sicuro. Ovviamente un solo audit non basta, se ne fanno 2, 3, 4, più ce n'è e meglio è. Sono molto costosi, quindi i progetti magari neonati non se lo possono ancora permettere. Uniswap ovviamente ha fatto gli audit, inutile dirlo perché c'è uno se lo augura che prima di raccattare miliardi in liquidità almeno gli audit li faccia, ed è il suo caso. Il secondo rischio è il cosiddetto liquidity risk, ed è un rischio che prevede il fatto che non ci sia sufficiente liquidità per poi andare a prelevare la liquidità che abbiamo dato. Uno si può chiedere come caspita è possibile. Allora, immaginatevi una piattaforma di lending, ok? Può essere Compound, Aave o simili. Cosa succede? Succede che il lender, colui che dà la liquidità, magari la sua liquidità è stata utilizzata dal borrower, ok? Perché ovviamente c'è chi la dà e c'è chi la prende la liquidità, altrimenti non ci sarebbe mercato. Nei momenti in cui i borrower prendono in prestito la maggioranza della liquidità dei lender, se ovviamente tanti lender insieme cercano di prelevare liquidità, magari qualcuno potrebbe non farcela. Questo rischio ovviamente incrementa nel momento in cui c'è poca liquidità sulla piattaforma o nel pool in questione e un tasso di utilizzo della liquidità elevato, un turnover elevato. Sono tutti dati a disposizione, perché ovviamente se guardate su Compound, guardate la percentuale di liquidità a disposizione presa in prestito, se guardate su Uniswap vedete quanta liquidità c'è nei pool e che volumi si muovono, e
quindi uno capisce qual è il liquidity risk. Ovviamente poi nel momento in cui si esaurisce la domanda, poi sarà possibile prelevare la propria liquidità, però ci sta che uno magari dice: caspita, c'è un momento particolare di mercato, io voglio prelevare la liquidità per vendere, e magari si trova che non lo può fare. Quello si chiama liquidity risk. Poi abbiamo la impermanent loss, che è quella cosa di cui abbiamo parlato direttamente ieri nel video, e in sostanza nei pool di liquidità di Uniswap, in cui bisogna mettere entrambe le coin del pool, se una delle due coin impenna di valore rispetto all'altra o crolla, oltre al guadagno o all'eventuale perdita si aggiunge la cosiddetta impermanent loss, che non vi sto a spiegare tecnicamente, ma è dovuta a inefficienze intrinseche del modello di automatic market maker, che è tipico dei pool di liquidità. Ok, quindi questi tre sono i rischi principali da tenere in considerazione quando si utilizza le piattaforme di DeFi. Ciao, sono nuovo, come si comprano Bitcoin? Guarda, ho fatto un video poco tempo fa di come comprare Bitcoin in euro, dei metodi migliori. Io mi sento sempre di consigliare The Rock Trading, che è un exchange tutto italiano con sede in Italia, che ha ricevuto le giuste autorizzazioni dall'Agenzia delle Entrate, in contatto con tutti gli enti del caso, quindi opera in maniera completamente pulita, non rischi di aver problemi vari, e le fees sono basse, tra l'altro 0.2%. È assolutamente competitivo anche con, ad esempio, Coinbase Pro 0.5A, per esempio. Lo spread è basso, insomma ci sono tutta una serie di vantaggi. Ti consiglio di dare un occhio al video che ho fatto un po' di tempo fa. Allora, sul Pro lo spread è zero addirittura, e se si raggiunge il livello Ultimate non ci sono fees. Dunque, come si fa a raggiungere il livello Ultimate? Ci sarà da muovere certi volumi? Beh, lo spread zero, tra l'altro, già buono. Mi piace già come cosa, perché non mi piaceva l'idea che si marketizzasse come zero fees e poi ci fosse sotto lo spread. Però se mi dici che lo spread è zero, lo apprezzo veramente tanto. Il livello Ultimate non so come si raggiunge, immagino facendo muovendo certi volumi, non lo so. Conosci Cream Finance? Da quanto ho capito è un fork di Compound che opera su Binance Smart Chain. Cream Finance lo conosco, ma se non erro non opera su Smart Chain ma opera su Ethereum, e lo conosco perché l'avevo fatto vedere in un video un po' di tempo fa. È un fork di Compound, te lo confermo, e si integra tra l'altro con i pool di Uniswap e altre piattaforme DeFi al fine di andare a massimizzare un po' lo yield farming, ti automatizza alcuni punti, è una piattaforma interessante, poi ha il suo token governance Cream. Grande Donkt, che si è abbonato anche lui, ti ringrazio un sacco. Ciao Luca, grazie per l'informazione che dai. Sei ancora gasato? Sono sempre gasato, io mi sveglio gasato, vado a dormire gasato, mangio gasato, piscio gasato e cago gasato. Dopo questa finezza continuiamo con le domande. Buonasera, ma quindi sti token uni li holdiamo? Mi sembra interessante la versione 3. Ecco, bravo, la versione 3, tra l'altro, ecco, non ho messo fuori il tweet Uniswap V3. In realtà vi volevo far vedere un tweet che era stato pubblicato da uno di Uniswap. Che vediamo se lo trovo. No. In sostanza annunciava qualche teaser della Uniswap V3. Ok, no, non lo troverò mai. In sostanza, la versione 3 di Uniswap è una miglioria della versione 2, che è quella attuale. Perché sapete, c'era la versione 1, che è quella vecchia, la versione 2 è quella attuale, che ha avuto miglioramenti notevoli sulla struttura dello smart contract, sulla fluidità delle operazioni. La versione 3, quello che farà è andare a inserire gli order book, quindi la possibilità di mettere limit orders, poi andrà a inserire le ZK rollups come token sets V2, quindi drasticamente abbassando le fees, e andrà a inserire una logica di rewarding degli holder del token uni, quindi il token uni, se io lo holdo, avrò diritto a una percentuale degli utili, molto molto interessante. Quindi, che dire, io una parte di uni me la tengo, ho deciso di tenermela, io volevo fare una sorta di piano d'accumulo al contrario con gli uni che ho ricevuto
ricevuto dall'airdrop iniziale per mediarli in uscita, ok? Però effettivamente avere una partecipazione, avere uno stake dei token del DEX migliore in assoluto e che muove più volumi in assoluto non è una cosa stupida, ecco, vale la pena considerarlo anche come investimento, quindi che dire, non, potrebbe non essere affatto una cattiva idea. Data stimata di arrivo 2021, non si sa quando, io mi immagino più nella seconda metà. Strategia ottima, sei un grande, il tuo approccio all'investimento mi piace tantissimo, grazie, mi fa piacere, guarda, è un approccio veramente banale, semplice ma efficiente. Quando parli di liquidità intendi cripto senza vincoli o cosa intendi? Soldi sul conto? Ma guarda, quando parlo di liquidità per prima, immagino che tu dici quando abbiamo parlato dell'investimento, io parlo di liquidità come inteso cash, ok? Quindi il cash sul conto banalmente, la liquidità euro. Una domanda, devo caricare i miei token ETH WBTC da MetaMask su Uniswap, come avviene? Prima si carica un token poi un altro? Allora, no, in sostanza tu prima ovviamente devi spostare i token sul wallet e ce li hai già, immagino, su MetaMask, poi MetaMask lo colleghi a Uniswap, vai nella pagina dove devi dare la liquidità, fai add liquidity, aggiungi i due token, ok? Quindi metti quanti di uno e quanto dell'altro vuoi mettere, che è calcolato poi in automatico perché il rapporto è fisso, e fai add liquidity, in quel momento te li manda tutti e due insieme, quindi nessun particolare problema, è tutto lì. Esiste un bot programma trading automatico per Android? Non lo so, non uso Android in realtà, non saprei proprio, immagino di sì, penso proprio di sì, qualche programmino ci sarà, non lo so. Io utilizzo TradingView e poi delle web app di solito per fare trading automatico, sapete, ho fatto il video anche su quello. Dunque, vediamo quanto fa schifo la PS5. A me non dispiace, a dir la verità. Dunque, andiamo a vedere se abbiamo qualche altra domanda, perché io in realtà adesso volevo girare alle analisi di grafici, così poi ritorno a voi. Il livello ultimate lo raggiungi aggiungendo 10 amici, insomma, allora torniamo un po' al discorso iniziale. Ciao Luke, su Curve come si visualizzano i CRV guadagnati e come si trasferiscono sul wallet MetaMask o altri? Allora, su Curve in realtà, guarda, aspetta, andiamolo a vedere, Curve, eccolo, ti faccio vedere subito, in realtà c'è una sezione, adesso non volevo collegare il wallet, dove, allora, direttamente dal pool tu dovresti già riuscire a vedere qualcosa, però adesso vediamo, io mi ricordo che però qui è per bloccarli, quindi forse no, non è esattamente da qui, forse direttamente dal pool. Adesso però, secondo me, se non collego il wallet mi sclera, quindi non vorrei stare qui 3 ore, vediamo, Y, che mi ricordo che però forse devo collegare il wallet, da qualche parte c'era proprio claim CRV, c'era il pulsantino claim CRV, facciamo così, guarda, ci guardo bene dopo e faccio che collego il wallet e tutto quanto, e per privacy adesso non mi va tanto, insomma, visto che comunque su Curve ci opero anch'io, e poi ti rispondo, facciamo così. Tanto Giuseppe, so che ti posso contattare. Allora, benissimo, adesso andiamo a girare il nostro live verso i grafici, visto che abbiamo già parlato di un po' di cose, e iniziamo col dare un'occhiata a Bitcoin. Allora, Bitcoin che cosa ci combina? Bitcoin, ve l'ho detto, ha dato un impulso, una botta di reni così di domanda, vedete, questa candela verde di domanda mi è piaciuta parecchio, poi facciamo una piccola parentesi su Token Sets, perché non mi sono dimenticato che avete chiesto info, e però se no non parlo mai di grafici, so che a voi interessa anche quello, cerco di mettere insieme un po' tutto, insomma. Allora, la botta di domanda è avvenuta al contatto del prezzo con il range low di questa piccola area, vi ricordate? Eravamo rimasti noi al dump, quindi all'approccio con gli 11k venuto male, perché si è palesato offerta e ha mangiato tutto l'impulso
impulso rialzista che ci ha portato agli 11K in una sola candela, che era uno scenario discretamente brutto. Quindi, che cosa abbiamo detto? Allora, io personalmente avevo chiuso completamente le mie posizioni long che mi erano scattate, vi ricordate che le avevo lasciate aperte in questa area circa, e l'avevo chiusa in parte qui con l'engulfing bearish e in parte alla candela successiva a metà giornata, perché avevo visto il follow up di offerta. Al momento io speculativamente non sono esposto su BTC. Poi che cosa ha combinato? Dopo questo dump abbastanza violento, questo scarico da parte dell'offerta, abbiamo approcciato appunto questa zona 10.140, che è il range low di questo piccolo intervallo, vedete? Questa zona qui. E l'approccio con questo range low, questo livello qui, è stato molto molto vigoroso, perché si è palesato domanda subito e ha respinto il prezzo verso l'alto, andando a creare una candela engulfing bullish, tra l'altro bella piena, bella voluminosa e molto molto interessante. Quindi questo di per sé non ci dice ancora niente, perché ovviamente è solo una respinta che non dà nessun tipo di spunto, se non per l'intraday, perché abbiamo comunque un inizio di impulso di domanda, per l'appunto, sul time frame giornaliero, che se diventa per noi high time frame e quindi consideriamo un low time frame ad esempio sull'intraday, possiamo dire andiamo a cercare un ritracciamento sul low time frame di questo impulso di domanda, l'engulfing bullish, e possiamo aprire una posizione long lì. Il mio esempio era utilizzare quest'area, guardate questa zona qua, che se vi ricordate era l'area di liquidità in corrispondenza del range high stesso, ok? Quindi siamo sempre lì con le zone, utilizzarla per un setup long intraday che potrebbe ad esempio essere, vediamo un po', dunque un entry in questa zona, lo stop loss lo potremmo andare a fissare ad esempio usando questo punto qua, questo punto storico, quindi un qualcosa di questo tipo, e però con un take profit ben chiaro, che il primo potrebbe essere 10.009 e poi eventualmente anche verso gli 11.000, però con 10.009 si sta più cauti, ok? Quindi questo potrebbe essere un piccolo setup sull'intraday con un rischio rendimento tutto sommato interessante, però ovviamente essendo sull'intraday è accompagnato dai rischi delle posizioni intraday, quindi elevata volatilità, un rischio molto più alto e simili. Quindi io personalmente non sono ancora capace di operare bene intraday, perché non ho molta esperienza, sapete che io opero su time frames più elevati. Per tornare invece a noi, a me che opero su time frames più elevati, cosa aspetto? Aspetto ovviamente l'approccio con i fantomatici 11K che sono qua su. Quindi se andiamo a fare un altro bel follow up di domanda, come piacciono a me, come piacerebbe a me, e andiamo a rompere gli 11K, cosa succede? Succede che abbiamo un bel setup long da manuale, perché abbiamo un costrutto di bottom dato da una W, che è bello come costrutto di bottom, e quindi abbiamo il fantastico long su breakout, retest e via così, ok? Quindi questo è un bel long su reclaim, rimane quello, ok? Come lo era qua, una possibilità di long se facevamo il reclaim, qua lo diventa ancora di più, perché abbiamo oltre al reclaim il costrutto di bottom sotto. Caspita, è un bel rafforzativo per lo scenario long. E quindi io aspetto questa cosa qua. Che cos'è che ci potrebbe andare a dire c'è la possibilità di aver fatto il reclaim? Allora, innanzitutto dobbiamo andarci a riprendere la liquidità quassù, ok? Che è il nuovo punto di top assoluto. Poi dobbiamo chiudere idealmente qua sopra gli 11.080, la liquidità è sopra gli 11.190 invece, quindi vi faccio un esempio, facciamo la candela verde, attacco alla liquidità, quindi ci sarà un bello squeeze, un bello short squeeze, e poi la chiusura idealmente sopra a entrambi i livelli, ma sarebbe già bello anche sopra alla chiusura precedente, supponiamo che sia qui, miglior scenario possibile, e poi un entry in questa zona, ok? Tac. Prima area di entry, seconda area di entry, anche tutto il cluster nell'intorno degli 11.000. Quindi tutta questa sarebbe una validissima entry area. Per l'invalidazione, lì dipende, perché potrebbe essere direttamente sotto al costrutto di bottom per chi vuole una posizione di lungo termine. Dentro al range, cioè
dentro a questo range, nel caso in cui si voglia una posizione più speculativa, magari tenendo conto di come approcciamo, perché vi faccio qualche esempio concreto che forse è un po' più bello da vedere. Supponiamo di approcciare così, poi flettere un po' e ripartire, abbiamo il nostro stop loss più speculativo, altrimenti potrebbe essere qua lo stop loss, sotto a questo clusterino di lateralizzazione, insomma dipende tutto da come adesso approcciamo il range high, va bene? La cosa importante è l'exploit di questa liquidità e la chiusura sopra a questa chiusura, idealmente anche sopra la liquidità. Quelle sono tutte ulteriori conferme del fatto che abbiamo effettivamente recuperato il livello e non abbiamo un altro falso break, perché poi c'è sempre il rischio di falso break come era stato in precedenza. Bisogna sempre fare attenzione a tutti i possibili scenari. Se poi uno vuole ancora più cautela, ancora più certezza, ovviamente l'attesa 1, 2, 3 candele giornaliere da aspettare può essere un'ulteriore conferma del reclaim del livello stesso. Questo ovviamente è il caso bullish, non abbiamo ancora menzionato il caso bearish, ovvero che questo impulso viene assorbito in qualche modo, quindi ritorniamo giù e poi rompiamo a ribasso il range low a 10.140, oppure ritorniamo qua e abbiamo un altro engulfing bearish che ci rimangia tutto l'impulso, insomma tutto ciò che confuta, cioè tutto ciò che non è quello che abbiamo visto adesso, perché ora siamo ancora nello scenario di aver perso gli 11k e quindi sul breve è bearish, perché abbiamo fatto un lower low per il momento e questo potrebbe essere un lower high e quindi potremmo continuare il canale di storno fondamentalmente, va bene? Quindi andare avanti con la fase ribassista, ve l'ho detto, questo sul breve, non sul macro, poi guardiamo meglio magari dall'alto, però questo per ora, vedete, è una sorta di canale di storno così. Una roba di questo tipo. Chiaramente se questo non si prolunga troppo e viene rotto a rialzo è uno storno bello, perché è completamente organico che il mercato storni un po' dopo un pump, perché vedete c'è stato un pump abbastanza importante, e se noi lo inquadriamo tutto questa fase di storno comunque rimane circoscritta, non è un qualcosa di cui urlare aiuto aiuto. Però ovviamente se la fase di storno poi continua inizia più che uno storno a diventare un downtrend, come in questo caso, va bene? Quindi non vogliamo che accada questo, vogliamo che rimanga uno storno. Dove sono i livelli che ci dicono è uno storno e un downtrend? Allora, il primo che ho individuato, vabbè, il primo innanzitutto, il primo segnale di cedimento sono i 10k, perché i 10k sono anche questo vecchio range high, vedete? Quindi il perdere i 10k ci farebbe ritornare all'interno di questo vecchio range. Però anche lì, volendo, ci possiamo ancora salvare. La perdita dei 9.500 per me invece inizia a essere un po' spaventevole. Per quale motivo? Per il motivo che vabbè, un supporto storico, un livello chiave storico, e inoltre sarebbe un rientro confermato nel range, perché il perdere solo i 10k potrebbe essere una cosa temporanea. Il perdere anche i 9.500 implicherebbe che l'offerta ha assorbito anche tutta questa zona di liquidità, compreso questo cluster di prezzo che al momento vedete è ancora inviolato, è ancora vergine, e quindi secondo me si alloca molta liquidità in domanda lì dentro, vorrebbe dire che è stata tutta assorbita e che abbiamo perso questi high, e quindi non lo so, è una cosa un po' più sgradevole. Chiaramente non si può ancora parlare di inversione di fatto, perché un'inversione del macro con un macro così bello, perché abbiamo fatto un 3x di prezzo circa, se non di più, è veramente difficile, eh? Capite che inversione vuol dire, cioè, andare a fare dei lower low e lower highs sul macro stesso, cosa ancora lontana se guardate ad esempio il settimanale, ok? E quindi se ne parlerebbe veramente dopo, cioè dopo tanto tempo, dopo un anche la domanda continua ancora per parecchio, perché teoricamente se anche arriviamo qui questo sarebbe un higher low, va bene? Quindi per l'inversione macro fondamentalmente andremmo a fasi, dovremmo innanzitutto trovare il low. Questo è il bearish scenario peggiore in assoluto. Troviamo il low, poi andiamo a fare lo storno verso l'alto e troviamo il lower high
su time frame settimanale, a questo non è ancora considerabile un lower high su time frame settimanale. Faccio un po' di pulizia perché altrimenti non si capisce una mazza, poi continuiamo un attimo l'analisi, anche perché cambiando i time frame poi mi si va a contrarre il disegno e si capisce ancora meno. Quello che vi dicevo è che questo, insomma, su time frame settimanale non è un vero e proprio swing high più basso, va bene? Lo sarebbe un movimento per cui, supponiamo, adesso andiamo avanti, ve l'ho detto, poi questo è lo swing low, supponiamo. Andiamo a cercare lo swing high, lo troviamo qui, ok? Questo è un lower high. E se poi andiamo a fare un altro lower low, allora lì abbiamo un inizio di inversione anche sul time frame settimanale. E inizia a nascere lo scenario bearish, va bene? È il propagarsi del trend sui time frames più ampi, quel discorso che abbiamo fatto in più casi. Però ora non viaggiamo troppo con la fantasia, rimaniamo con i piedi per terra, perché lo scenario ancora non è così catastrofico, non facciamoci la testa troppo presto. Stiamo a vedere adesso se andiamo a riapprocciare gli 11k, se sì come, e soprattutto se riusciamo a riprenderci questa dannata liquidità, perché questo sarebbe un bull case e non bear. Per il bear il primo segno è la perdita di questa area di liquidità verde, quindi la perdita dei 9.008, e in particolare la conferma sarebbe la perdita dei 9.005, perché contiene altra liquidità, quindi il mangiarsi questo pool e questo pool sarebbe uno scenario veramente bruttino per i bulls, che sarebbero veramente in difetto. Questo è Bitcoin. Poi andiamo avanti con le mie altre posizioni. Allora abbiamo BNB da un lato, non benissimo. Allora BNB ha fatto questa brutta punta, pam, che insomma è un falso break a tutti gli effetti, un falso breakout da questo range, e mi ha costretto, ho deciso io, ho chiuso. Vi ricordate che avevo rinforzato qui la posizione su BNB, perché io l'avevo aperta qua sotto, la mia prima posizione, poi ho visto il breakout, mi sono fatto ingolosire, ho rinforzato la posizione qui e adesso l'ho chiusa in perdita quella parte di posizione. Avevo detto qualora mi chiude qua sotto il settimanale, in realtà ho detto però una parte l'ho già chiusa, chiudo la posizione che ho aperto su questo setup, e quindi niente, si verifica la condizione, chiudo la posizione e tengo aperta la restante. Quindi il bull scenario passa alla riconquista di questo top, in sostanza, quindi il re-breakout e la riconquista di quest'area, e quindi è il brutto di aver sopra un'area puntiforme, il fatto che si fa più fatica a riconquistarla, perché c'è da spingere veramente tanto. Il bear scenario invece è magari un bearish retest del range high e una continuazione ribassista che potrebbe portarmi eventualmente anche alla chiusura della restante parte di posizione. Bene, quindi questo è BNB. Andiamo a vedere Ether invece, sul quale anche lì ho chiuso una parte di posizione. Per quale motivo? Allora, per in sostanza il break da questa area qua. Bene, quindi questo era il clusterino individuato sul time frame settimanale. Cosa è successo? No? Ho espanso un po' troppo lo zoom. Vedete, allora abbiamo questo piccolo range settimanale che dura da 1, 2, 3, 4, 5, 6 settimane, questo, che ha come range low questo clusterino qua e range high 0.0365. La rottura a ribasso del range low sarebbe ovviamente uno scenario bearish per lo stesso Ethereum. Al contrario, lo scenario bullish adesso sarebbe il reclaim, quindi la chiusura di questa candela settimanale all'interno di nuovo del range. Vedete, abbiamo esploitato la liquidità qua, quindi con questa shadow siamo andati a pescare la liquidità che si trovava lì sotto, e adesso c'è da vedere quanto e se riassorbe. Bene, quindi io ho chiuso una parte della posizione prematuramente, proprio perché vedo che ha iniziato ad uscire da questa zona del range. L'altra parte l'ho lasciata però aperta e la chiuderei qualora il settimanale chiudesse qua sotto, in sostanza, per poi eventualmente ovviamente rientrare, perché non voglio stare fuori a vita da Ether. Vi ricordo che innanzitutto la mia posizione in hold, che è sempre valida, questa è la posizione speculativa, sono due cose diverse. L'hold è quello percentuale nel mio portafoglio e rimane lì, la speculativa è quella che uso per accumulare altre cripto, ok? Quindi andare ad aprire posizioni con i derivati allo scopo di accumulare altre cripto.
E sostanzialmente l'andrei a riaprire eventualmente col rientro nel range, oppure meglio ancora col recupero di questa zona qua. Quindi dopo che vedo che Ethereum mostra i muscoli abbastanza da superare tutta questa zona di resistenza, che come vedete è bella tosta, perché c'è dentro tanta liquidità storica e tanti livelli di resistenza. Quindi vedete, questo ci sta come livello di freno. Ne avevamo parlato tanti video fa, mi ricordo che vi avevo detto se c'è un punto dove Ethereum può stornare è proprio lui, e infatti così fu. Va bene, comunque ci sarebbe potenzialmente già un bel segnale di domanda qualora questo si verificasse con un rientro già nel range, perché qualora un pattern che a me piace molto è un lower low nella shadow e un higher low nel body, cosa che difficilmente si verificherà già, però anche se dovessimo rientrare nel range col body sarebbe comunque bello, perché sarebbe una sorta di failure swing, vediamolo in questo modo, dal range low, ok? Il failure swing è quando semplicemente si prova a uscire ma la candela poi chiude falsando il pattern stesso di uscita, ed è un pattern molto molto valido, soprattutto sui time frames elevati. Questo è Ethereum. Basta, non ho altro da aggiungere perché di altre posizioni speculative non ne ho. Il mercato delle altcoins non si sta comportando malissimo oggi, però in generale il trend non è più fortissimo come prima, c'è un rischio di inversione del trend. Guardate la Bitcoin dominance, potrebbe andare a fare questo costrutto di bottom e ripartire, quindi attenzione alle altcoins, non è il momento di fiondarcisi dentro alla cieca senza un perché, ma è il momento di tenere molto sotto controllo la propria esposizione alle altcoins. Io sto facendo così e è il motivo anche per cui ho chiuso parte delle posizioni, insomma quello di cui abbiamo parlato fino ad adesso. Poi di altre cose di cui volevo parlarvi, che cosa c'era? Sui grafici secondo me null'altro. Secondo me no. Ecco, magari spendere due paroline su Token Sets. Adesso vediamo se poi magari avete qualcosa da dire, ditelo, perché le domande ci stanno. Allora, il discorso legato a ieri di Uniswap con Token Sets, come funziona? Allora, su Token Sets anche in questo caso dovete innanzitutto collegare il vostro wallet MetaMask. Le differenze con Uniswap è che è molto più semplice, perché puoi tu semplicemente acquisti il set e puoi farlo in Ether o in DAI, che sono le due coin all'interno del set. Ether dollaro in realtà si espone, vedete, in Ether e in DAI, e nel token Uniswap V2 ETH DAI staked. Che cosa vuol dire? Vuol dire che è messo in staking per fare il farming di Uni, ovviamente, perché altrimenti non avrebbe senso questo APY, non starebbe in piedi. Come funziona? Quindi banalmente si collega il wallet, si clicca buy, e nel momento in cui si acquista il set ci si sta esponendo allo yield farming su Uni, ok? Quindi il set fa tutto per noi, compresa la rivendita automatica del token Uni per generare altra liquidità da mettere in pooling su Uniswap, massimizzando di conseguenza l'APY dato dal semplice fare da liquidity provider. Quindi non ci troveremo con degli Uni in tasca. Quando noi andiamo a vendere il set, in sostanza recupereremo o DAI o Ether, come vedete. In sostanza tutto questo viene implementato, viene monetizzato nel set con un grafico che riporta un controvalore del set, banalmente. Quindi se io acquisto adesso a 102,63, lui andrà avanti a fare yield farming con questo APY nel tempo, crescendo di valore, va bene, e quando lo rivenderò andrò a realizzare la differenza di valore del set stesso. È così che viene tradotto il guadagno. Qualcuno giustamente mi ha fatto una domanda intelligente, mi ha detto: ma il guadagno da che cosa, cioè dipende anche in qualche modo da Ether, dal movimento di Ether, oppure no? La risposta è sì,
perché anche se fai da liquidity provider su Uniswap, se Ether dovesse crescere o scendere di valore, il tuo rendimento ne risente, perché nel momento in cui tu fai da liquidity provider per il pool Ether DAI, se Ether aumenta di prezzo tu stai guadagnando anche su Ether, perché al 50% tu sei esposto in Ether, importantissimo questo. Se scende Ether tu stai perdendo, perché al 50% sei esposto in Ether, ricordiamoci questa cosa qua. Quindi in sostanza il rendimento è dato da la variazione di prezzo di Ether, l'APY ovviamente del dare la liquidità, quindi le fees che si recuperano dagli swap che vengono fatti. Il far liquidity provider vuol dire che noi guadagniamo le fee che pagano i trader che fanno gli swap su quel pool lì. In più c'è la distribuzione di UNI, quindi queste sono le fonti di guadagno. Le possibili fonti di perdita sono Ethereum che cala, quindi perdo nella mia esposizione Ethereum, e la impermanent loss, quindi Ethereum che sballa di prezzo in maniera abbastanza marcata, mi va a portare appunto all'impermanent loss. Questo è quanto, e viene tutto poi graficamente disegnato qua sopra. Il momento in cui vedete questo calo, infatti, dal 23 al 24 settembre, che poi ha recuperato subito, è il momento in cui Ether ha avuto un drop. Ok, ha avuto un drop di qualche punto percentuale, ve lo faccio anche vedere così vi convinco. Dunque, dov'era? 23 settembre, vedete, ha avuto il drop e immediatamente dopo ha recuperato, era qua. Ok, e questo è il motivo per cui si ha avuto questo drawdown del 3,42%, che è stato il massimo drawdown. Andiamo a vedere di quanto di fatto è calato Ether, in effetti mi pare che sia proprio qua, no, di più è calato. Allora forse non ha, cioè è calato e recuperato talmente in fretta. No, scusate, ho detto una cavolata. È sceso del 7%, però vi ricordo che è esposto a metà su Ether, perché è Ether DAI, e quindi l'esposizione si dimezza, ed è questo quindi il motivo per cui il drawdown è pari alla metà del drawdown di Ether. Scusate, ho avuto un attimo di... mi sono fulminato un attimo. Su questo, giusto per chiudere il cerchio, c'è il 5% di APY fee che è pagata sull'APY, attenzione, non è una fee su quello che ci mettete, ma è solo sul profitto APY, e invece la entry e exit fee, che sono 0,35 e 0,3, sono sul controvalore che ci mettete, quindi queste sono da includere. Un altro rischio che mi sento di dire è che lo smart contract che c'è sotto al Ether dollaro yield farm non ha ancora ricevuto audit. TokenSets è plurioditato, quindi come piattaforma è sicura, hanno utilizzato le stesse logiche che utilizzavano negli altri smart contract, però nello specifico non è ancora stato rilasciato un audit che ha detto ok, quindi questo è un work in progress, e quindi vale la pena dirlo nella parentesi rischi, ok? Benissimo ragazzi, torniamo a noi e andate con le domande. Un'analisi dell'open interest, allora... Open interest, andiamolo a vedere subitissimo. Andiamolo a vedere il nostro open interest, tac. Facciamo un bel un'ora. Allora, l'open interest non è particolarmente alto. Allora, curiosamente, ha iniziato ad aumentare un po' dopo quest'ultimo pump, cioè quest'ultimo pump in sostanza è stato uno short squeeze, l'abbiamo capito. Su time frame orario, guardate qua, facciamolo bianco, eccolo, è corrisposto ad un drop dell'open interest, quindi qua c'è stato un bello short squeeze. Poi c'è stata un'accumulazione di open interest in questa fase che l'ha riportato un po' su. La tendenza durante questo calo è stata di calare per l'open interest, e quindi fondamentalmente sono state chiuse posizioni durante la discesa. Non lo so, col fulminarsi di tutti questi short la cosa non mi dice più di tanto, perché adesso sembra sostenuto comunque questo pump, non l'abbiamo visto assorbire immediatamente, quindi a dir la verità l'open interest non aggiunge più di tanto, il livello è molto lontano dalla massa critica. Mi piace a dir la verità che durante i lower highs sull'intraday, poi stiamo parlando, quindi non è neanche così significativo, con i lower highs anche l'open interest ha fatto lower
lower highs, e potrebbe essere che questo culminare in short squeeze potrebbe essere quell'occasione per cui poi chi voleva accumulare ha iniziato ad accumulare qua in questa fase di piccolo storno, e poi che ci sia quindi un follow up rialzista, una continuazione rialzista e un bullish case. Però questo lo vedremo, è veramente presto per dirlo e non mi dà particolare informazione. Di solito nell'open interest guardo quando siamo al livello di massa critica, quindi a un open interest che si avvicina ai 800-900 milioni, per adesso è basso, quindi non c'è un elastico particolarmente teso, insomma. Torniamo a voi. È stata annunciata una nuova stablecoin, OUSD, ce ne parli? Allora, l'ho vista oggi che me la facevate vedere su Discord, però non ho approfondito, dico la verità, non la conosco. Avevi detto in altri video che volevi arrivare ad avere il 2% del portafoglio in FTT perché la capitalizzazione è bassa rispetto ai concorrenti. A quale prezzo smetteresti di comprarlo? Quando raggiungo il 2%. Ogni mese io faccio una piccola accumulazione di FTT da mettere nel mio portafoglio cripto. Ci sono quasi, in realtà, sono, l'ultima volta che ho guardato ero all'1,36% tipo, perché poi è aumentato nel tempo, mi sta piacendo molto. E comunque, appunto, non guardo particolarmente il prezzo quando il mio obiettivo di percentuale in portafoglio è raggiunto. Seconda live, ma su YouTube ti ho sempre seguito, ti ringrazio veramente un sacco. Ho un dubbio, dici il dubbio, intanto guardiamo il grafico di Link, come chiede Andrea. Andiamo a vedere il grafico di Link, che ha dato anche lui una bella botta, mi è piaciuto Link, perché guardate che roba, è andato a pescare liquidità da questo cluster qui, questo, che tra l'altro è sempre stato bello interessante, ha fatto un falso breakdown con un engulfing bullish pazzesco con follow up che si è ripreso addirittura questa zona, bomba Link qua, guardate, questa zona qua che era il livello un po' più resistente sopra la testa, se l'è ripresa, le estenderei anche a qui forse, perché vedete che si è creato un clusterino più recente. Quindi vorrei vedere in sostanza una penetrazione di questo cluster e poi un retest, ok? Quindi con una chiusura sopra qua, idealmente addirittura sopra questo picchettino di liquidità, per me è sufficiente per andare a impostare un setup speculativo long sul ritracciamento in quest'area. Questa è una bella entry area poi, e lo stop loss qua sotto potrebbe essere ad esempio già qui. Però mi è piaciuto Link perché è un setup di domanda su supporto con follow up, tra l'altro bello Link, dà soddisfazioni ogni tanto, cioè, c'è da dirlo, io non sono esposto in Link, però vale la pena tenerlo d'occhio con quel contesto lì. Allora, eccolo qua il dubbio. Ma le ICO sono solo per token, le airdrop per le coin, e hai qualche progetto da consigliare? Allora, in realtà le ICO non... No, le ICO sono... Cioè, sono delle vendite iniziali di coin, di qualsiasi coin, token, può, insomma, è una distinzione. Di solito per token si intende un token di Ethereum oppure di un'altra blockchain, per coin si intende la platform coin, tipo esempio Ethereum è la coin, BAT è il token, BNB è la coin, che ne so, una coin sulla Binance Chain, non ce l'ho presente, è il token, va bene, NIO è la coin, quello di Flamingo che ultimamente se ne parla è il token, e quindi non lo so, una distinzione forse un po' più da dizionario che altro. E le ICO sono sia per l'uno che per l'altro, gli airdrop anche, non ci sono troppe distinzioni. Progetti da consigliare, non so che dire, perché sai che non mi piace molto come cosa. Chi mi segue sa sicuramente cosa a me piace di più o a me piace di meno. Io di solito evito di dire consiglio di acquistare questo, quello, perché innanzitutto non ho il diritto di farlo, e in seconda battuta non mi piace, perché mi piace che ognuno abbia la propria idea, la propria opinione in base a quello che pensa lui, perché magari FTT è una cagata, magari BNB è una cagata, i progetti che seguo io sono delle cagate e qualcuno ci becca più di me. Ecco, io faccio per me, io seguo per i miei personali investimenti, condivido il mio punto di vista a fine formativo, perché mi piace comunque che
pensare di poter fare un lavoro utile per chi cerca di capire, ma non mi piace l'idea di venire copiato, perché copiare quello che fa qualcun altro non è mai bene in generale. Però grazie per le tue domande. Band, la seppelliamo, ce la teniamo fino alla fine del mondo. Ha reagito bene anche Band, mi pare, ultimamente. Vediamo. Bene, ma non troppo, perché comunque è in forte downtrend. Tuttavia, da qualche piccolo segno di domanda, se proprio vogliamo dirlo, perché ha fatto questo mini range che è durato pochi giorni, quindi è un qualcosa di minore ancora, e apparentemente lo sta rompendo al rialzo. Tuttavia, vedete, abbiamo lower lows e lower highs, quindi di strada da fare ce n'è ancora tantissima prima di parlare di un possibile rialzo, ecco, soprattutto considerando la quantità di bag holders che ci sono, che non lo so, secondo me non perderanno occasione per vendere. Tuttavia vediamo, la zona che mi piacerebbe vedere recuperata è questa, ecco, se andiamo a recuperare questa zona potrebbe diventare nuovamente interessante anche per posizioni long. Questa è la mia visione. Ciao Luca, quanto senso ha secondo te guardare i grafici delle alt quando BTC dà segno di essere scarico, flat o comunque che non vuole muoversi in un senso o nell'altro? Ha sempre senso. Io personalmente per quel motivo lì guardo i grafici altcoins Bitcoin, proprio perché non sono influenzati dal movimento di Bitcoin. Se guardi altcoins dollaro, gran parte del movimento magari è dovuto a un pump o un dump di Bitcoin stesso. E quindi io preferisco fare così. Vediamo il grafico di Aave? Molto volentieri. Allora, l'hai letto il libro L'investitore intelligente di Graham? Assolutamente sì, e lo straconsiglio. Anche Security Analysis di Graham è molto bello, un po' più pro ma bello. Sono ottimi libri, soprattutto non speculativi. A me piace anche assimilare punti di vista diversi dai miei, e il value investing è un qualcosa che va conosciuto, a prescindere dal fatto che si faccia solo speculazione oppure no. Io consiglio assolutamente la lettura anche di quei libri, sono dei grandi classici del value investing. Allora, avevamo detto Land. Land ha subito meno lo storno rispetto alle altre altcoins, però non lo so, non è che mi piaccia da impazzire, perché è sotto a questo low, ha fatto un doppio top qua sopra, qua vedete, doppio top, ha rotto questo low, adesso ci sta lateralizzando, quindi vabbè. Si può dire che se recupera innanzitutto questo low, facendo quindi la famosa deviation, vi ricordate? Break, lateralizzazione, recupero, questa è la deviation ed è un setup bullish di suo, quindi se fa una cosa di questo tipo, benissimo, però ci rispostiamo dentro un range, in base al fatto che questo sarebbe il range low e questo il range high, quindi sarebbe un setup potenzialmente long, ma da range, quindi non ancora trend follower, però da dire da qua a qua, da giocarsela all'interno di questo intervallo, ci può stare. Amici miei, io vi saluto, non hai ancora fatto il video sui libri, hai ragione, mea culpa, lo farò, mi ero quasi dimenticato di quello, mi ero preso di varie cose. Ragazzi, io vi ringrazio anche oggi di avermi seguito, di avermi sopportato per un'ora e venti, volevo farlo di un'ora, non ce l'ho fatta, tanto per cambiare. Io vi do appuntamento al live di martedì, come al solito, poi la prossima settimana farò un paio di video, magari sempre di approfondimento, se riesco un approfondimento sugli NFT, visto che vedo che vi interessa, e poi vediamo un po' che fare, insomma, dal 31 ottobre in poi avrò molto più tempo per fare video, riuscirò a fare più contenuti, riuscirò a editare un po' di più i video, così non sentirete tutti i miei ragionamenti, i monologhi troppo lunghi, taglierò, riguarderò 3 o 4 volte i video prima di pubblicarli, insomma, conto di aumentare molto la qualità del mio lavoro, perché ci tengo veramente tanto, vedo che è apprezzato e la cosa mi gasa ancora di più. Nel frattempo vi auguro un buon weekend e teniamo d'occhio Bitcoin per gli 11K e seguiamo il trend degli NFT che ne sta uscendo di ogni. Basta, vi saluto e alla prossima!